Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li mando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000, e li congedò, poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. La folla è colpita dal prodigio della moltiplicazione dei pani, ma il dono che Gesù offre è pienezza di vita per l'uomo affamato. Gesù sazia non solo la fame materiale, ma quella più profonda, la fame di senso della vita, la fame di Dio.